Ciao a tutti, oggi sono abbastanza in orario per la NV News quotidiana, alla prevenzione dei rifiuti, ma lo voglio fare partendo da una notizia che non trovate in rete, è stata battuta da un'agenzia Public Policy su tre righe, quindi credo sia difficile trovarla, almeno io poi non l'ho ritrovata ripresa ancora, magari oggi verrà ripresa da altre testate. La notizia è che il ministro Costa aveva proposto di mettere all'interno del documento di programmazione economico-finanziaria un fondo di credito d'imposta per aiutare le piccole e medie imprese a fare meno scarti e quindi ad ottimizzare i processi e a produrre meno rifiuti. Diciamo che non c'erano molte altre specifiche al momento, anche dai tweet del ministro. Invece, ieri, nella discussione alla Camera, questo fondo pari a 30 milioni di euro da gestire fra il 2019 e il 2021 è stato tolto. Quindi non ci sono più soldi per la prevenzione dei rifiuti. Quindi questa è la notizia, però faccio alcune riflessioni. Intanto non è la prima volta. Nel 2007 una legge, la legge 244, aveva istituito un fondo abbastanza cospicuo di circa 70 milioni di euro, 69 se ricordo, da utilizzare fra il 2008 e il 2012, quindi 4 anni, stiamo parlando di circa grossolanamente 16-17 milioni di euro all'anno, quindi più o meno se vogliamo come quelli proposti dal ministro Costa. Ma è interessante vedere come in realtà quei soldi non siano stati spesi, anzi la Corte dei Conti con una propria circolare diffidato proprio il governo e il Ministero dell'Ambiente perché quei fondi sono stati distratti. Di 69 milioni, se ricordo bene, solo 27 furono gestiti, diciamo, correttamente o comunque si presume che siano stati destinati alle finalità che prevedeva la legge 244, ma la circolare della Corte dei Conti diceva proprio letteralmente che il resto dei fondi, cioè la differenza fra 20, 69 e 27 milioni di euro, è stata utilizzata per altre finalità. E denuncia anche la Corte dei Conti un'inadeguata attività di monitoraggio dell'utilizzo dei fondi stessi. Allora, purtroppo ancora una volta viene da denunciare attraverso la mia NV News come la prevenzione, come spesso dico, sia così scritta e all'interno di una norma, all'interno di una direttiva comunitaria. È indicato chiaramente nella gerarchia di gestione dei rifiuti che è la prima priorità. Poi c'è la preparazione per il riutilizzo, poi c'è il riciclo, e poi c'è altri recuperi, tra cui il recupero di energia. E nonostante questo, le politiche, in particolare nazionali, continuano a assolutamente non tenere in conto questa gerarchia, né a livello di investimenti né a livello di decisioni politiche. Lo dico non provocatoriamente, dico seriamente, o cambiamo la legge e diciamo che la prevenzione è una attività culturale, la mettiamo nell'introduzione della norma e non la mettiamo nella gerarchia e ci prendiamo questa responsabilità e questo coraggio se poi non siamo in grado di far seguire delle azioni concrete oppure prendiamo delle azioni concrete. Faccio una proposta. Credo che tutti sappiate, se non lo sapete vi aggiorno io, che noi paghiamo l'IVA, cioè l'imposta sul valore aggiunto, anche sui rifiuti. Paghiamo il 10% di IVA sui rifiuti, sulla nostra bolletta, cioè non all'interno della bolletta perché non è evidenziata, la paga chi ha una tariffa, ma chi ha una tassa non la vede. Ma di fatto il nostro comune, quando butta i rifiuti in discarica, paga l'IVA del 10%. Allora, ipotizziamo di utilizzare solo l'IVA del rifiuto urbano residuo, il RUR, cioè l'ultima parte, quella non differenziata.
Se stimiamo che in Italia ancora 12 milioni di tonnellate circa vadano a discarica, e 12 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, ipotizzando un costo medio di 100 euro a tonnellata, dove vivo io costa 163 euro a tonnellata, nella vicina Asti costa più di 200 euro, nelle altre aree del Cuneese si va da 120 a 140, a Torino idem, comunque ipotizziamo 100 euro a tonnellata, significa che lo Stato incassa solo dall'IVA 1 miliardo e 200 milioni di euro. IVA che ha è una disponibilità dello Stato che verrà utilizzata, immagino, non so per quali fini, bisognerebbe andare a indagare dove va l'IVA sui rifiuti. Ecco, io propongo che il ministro Costa chieda al suo collega Tria di destinare quei soldi, e cioè il 10% una parte di quei fondi, di quel miliardo e 200 milioni, che ne so, anche solo il 10%, o meglio, scusate, di usare il 10%, cioè l'IVA, cioè 120 milioni di euro, per attività di prevenzione. Ce li abbiamo, basta vincolare i soldi dell'IVA sui rifiuti ad attività di prevenzione. Sono 120 milioni di euro all'anno, cioè 10 volte tanto di quello che è stato stanziato fino ad oggi e non speso. Credo che con quello qualcosetta si potrebbe incominciare a fare. Vi ringrazio, se potete diffondere questo video, chissà che non sia utile e che arrivi. Buona giornata a tutti, ciao ciao!